Ciao, oggi voglio farti vedere come monto le cerniere tipo queste, che sono dette cerniere a scodellino. In questo caso la marca è della Ettich e sono cerniere con il rientro ammortizzato. Allora, che caratteristiche hanno questo tipo di cerniera? Prima di tutto possono essere separate dalla basetta, uno. Secondo, come ti ho già detto, sono ammortizzate, quindi hanno il rientro ammortizzato dell'anta. Evita di andare a sbattere. La differenza sostanziale fra queste due è che questa qui è collo 0, questa è collo 16. Quindi questa qui ti permetterà di montare l'anta a battuta intera, o anche detto sormonto totale. Questa qui ti permetterà di montare l'anta a battuta interna, o anche detta a filo. Ti faccio vedere come realizzare una semplice dima per montare prima le basette e successivamente praticare i fori per poter montare la cerniera all'anta. Facciamo finta che questo qua è il mobiletto a cui bisogna applicare l'anta. In questo caso partiamo montando l'anta a battuta interna, quindi a filo. Dunque, adesso realizzo una semplice dima con del multistrato per poter montare le basette al fianco del mobile. Il materasso di queste due viti ce l'ho già perché è uno standard, ovvero 32 mm. Un altro standard di questo tipo di cerniere, almeno, è la distanza dal filo della carcassa verso l'interno, che è di 37 mm. Però in questo caso, dovendo montare lo sportello a filo interno, a questi 37 mm devo sommare lo spessore dell'anta, quindi in questo caso 18 mm. Quindi 18 e 37, se non erro, è 55. Dunque, innanzitutto mi segno l'interasse da 32 mm. Questi 55 mm sono lo scostamento che dà il costruttore per la basetta dal fianco della carcassa più lo spessore dell'anta, in questo caso 18, quindi 37, 18, 55. Così. Quindi ora mi porto questo qua giù, così. Perfetto, adesso ho la dima pronta. Ora passiamo all'anta. Queste sono le punte da 35 mm per questo tipo di scodellino qua. Quanto deve essere profondo il foro dove va inserito lo scodellino? Circa 14 mm. Allora, di solito si lasciano dai 4 ai 5 mm dal fianco del mobile al foro che ospiterà lo scodellino della cerniera. In questo caso io lascio 4, quindi un rapido calcolo per trovare il centro dove andrà praticato il foro è il diametro per il foro, quindi 35 mm diviso 2 più 4 mm da distanza, ok? E mi viene 21,5. Facciamo 10 da qui, 100 mm da qui a qui e 100 mm da qui a qui. E dove andrò a piazzare le mie cerniere? Mi trovo 21,5 con il centrino della punta esattamente dove voglio che venga, dove è il centro del foro che voglio fare. Mi avvicino la guida del trapano a colonna al pezzo, sempre con la punta in appoggio, imposto il limitatore di profondità per la foratura a 14 mm. Ok. Fatto i buchi, mi assicuro che lo scodellino
entri perfettamente all'interno del foro appena ricavato. Arrivato a questo punto lo sportello lo posso mettere da parte perché adesso devo fissare le basette al fianco del mobile. Allora, lo sportello rispetto alla luce del mobile l'ho fatto 1,5 mm in meno per lato. Quindi le basette che devo andare a fissare qua al fianco del mobile, devo riprendermi questa misura, 100 mm, però devo aggiungerci l'aria che sto lasciando per lo sportello, che è quasi 2 mm, quindi devo aggiungere 1 mm a ciascuna misura, quindi 101 mm sopra, 101 mm da sotto. 101. Ora con questa dima non devo fare altro che appoggiarla qui, andare ad allinearmi questa linea centrale con la linea che ho appena tirato. Con un punteruolo mi marco dove andranno i fori. Bene, adesso che le basette sono in posizione, le cerniere sono montate allo sportello, aggancio le cerniere alle basette. Questo è lo sportello montato, lo sportello come ti ho già detto è a filo, quindi se vado a chiudere la cerniera è ammortizzata. Quindi adesso ti faccio vedere come monto le cerniere con lo sportello a battente. Utilizzerò la stessa dima che ho creato in precedenza, semplicemente andrò ad aggiungere due fori a 37 mm da questa battuta qui a qua. 100 mm da qui a qui e da qui a qui. Marco i due punti col punteruolo. Per andare a forare dove andrà lo scodellino della cerniera, la misura che ho preso prima per posizionare la basetta è 100 mm, quindi io dovrò calcolare 100 mm più il sormonto. Il sormonto cos'è? Questa parte qua, il sormonto che fa l'anta al telaietto. In questo caso sono 18 mm, quindi devo fare 118 mm da qui a qui e la stessa cosa da su. Quindi qui, così, e qui così. Non c'è bisogno che mi reimposto, misuro di nuovo la distanza a cui deve andare il foro rispetto al bordo, perché la guida del trapanocolonna è rimasta impostata da prima. Benissimo, adesso non mi resta che montare le cerniere, agganciare le cerniere alle rispettive basette. Ecco fatto. Allora, queste cerniere hanno le stesse regolazioni delle cerniere trattate in precedenza, quindi questa vite qua fa compiere questo movimento allo sportello avvitando o svitando, questa vite qua fa compiere questo movimento allo sportello, questa vite qua fa compiere questo movimento allo sportello. Ok, concluso. Questo è lo sportello a battuta intera, detto anche a sormonto totale, con cerniere ammortizzato.
Allora, spero ti sia piaciuto il video e che tu l'abbia trovato interessante. Ti chiedo una cortesia, fai girare questo video perché molta gente potrebbe trovarlo interessante e utile. Molte volte questa è una sciocchezza montare questo tipo di cerniere, però se uno non conosce le basi non lo sa fare. Ho vari progetti in corso, alcuni come questo che hai appena visto su come si monta determinata ferramenta. Ne farò alcuni su delle guide, altri su serrature, cose del genere. Mi sto portando avanti progetti su manufatti in legno, cose un po' particolari, quindi se sei interessato e vuoi continuare a seguirmi, iscriviti al canale, condividi i miei video, dai una mano a far crescere il canale. Ciao, grazie.